E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TheGhostGamerDB e bentornati finalmente su Clash Royale dopo tempo che non ve lo portavo e mi scuso anche per l'inattività che c'è adesso insomma. Ok, allora iniziamo ad aprire direttamente i nostri bauli omaggio, quindi oro, barbari va bene e goblin là. Quindi oro, cavalieri. È un gigante con una fama che fa sempre comodo. E anche come potete vedere sono diventato di livello 7. Così, tanto per fare. Quindi allora, oro. Qua bombarolo. Goblin. Scheletri. E due P.E.K.K.A. E come potete vedere non riesco mai ad alzarmi in arena 4. Non riesco. Va bene, dai, cerchiamo questo avversario. Ok, va bene, un livello 5. Vediamo. Allora, vediamo cosa fa lui per primo. Se non fa qualcosa, butto io giù. Vediamo. Vediamo cosa fa. Niente. Aspetto la mia mossa. No, appunto, comincia con il razzo. Ok, quindi allora noi andiamo qua così così. Aspettiamo un attimo che l'elisir si ricarichi. Ecco appunto. All'orda, ricordiamocelo. Tanto so già che non me lo ricorderò mai. Buttiamo giù un draghetto là in modo che distrugga la mongolfiera. Però secondo me hanno fatto male ad aumentare, cioè a migliorare tra virgolette la grafica della mongolfiera. Secondo me è più brutta adesso come l'hanno fatta. Boh, poi non so il vostro parere. Lo direte voi. Barbari, qua in mezzo, tac, e un bel barile goblin lanciato là in mezzo. Che intanto mentre la torre gli spara, ah no, hanno aumentato anche il razzo dell'altra. Ah, ok, vabbè, fotti. Intanto una stella l'abbiamo fatta, perfetto. Lanciamo allora un bel scheletrone gigante qua, che fa fuori quelli là, quindi, e qui un bel principone. Che dà una mano e fa fuori la Valchiria. E aggiungiamo roba, voilà, voilà. Ecco, i goblin coprono un po' tutto. Così il principe può andare ad attaccare. Ebbene. Ok. Adesso che esplodi dovrebbe fare 900 di danno. Perfetto. Tac. Ancora due colpi. No, peccato. Vabbè, dai, gli lanciamo il drago e delle frecce. In modo che così lo tiro giù un po' di più. Pluff. Un colpo, due, tre, fatto, perfetto, tristellato, tristellato, va bene, cosa abbiamo guadagnato? Un baule d'argento, che schifo, va bene, non importa, comunque hanno fatto bene ad aggiungere adesso che si aggiungono i soldi, comunque non è, se voi giocate sempre, non è che vi danno sempre i soldi, tipo ogni 20 giocate, vi danno 9 o 10 oro in base come si dice, all'arena, tipo in arena 8, in arena 4 te ne danno 10, in arena 5 14 più o meno se non mi sbaglio, e comunque quando vi danno i prezzi più alti in arena 8, comunque se fate più di 20 giocate a un certo punto non vi danno più i soldi, perché tipo dovete aspettare un tot ore che si ricarichi il pagamento insomma. Ok, un livello 6. Gli diciamo grazie che ci ha fatto questa. Ci ha detto buona fortuna. Quindi ha messo un gigante. Quindi mettiamo un bel principe e dei goblin lancieri. E un bel drago. Devono buttarlo giù subito. Là c'hanno il bombarolo. Che dà fastidio. Ok, adesso ne buttiamo giù anche noi. Che bello, il principe è coperto dal drago. Bene, bene. Mi sa che una stella non la facciamo perché boh, ho sta sensazione. No, non la facciamo appunto. Vabbè, mettiamo le frecce. Fatto fuori tutto. Perfetto, adesso buttiamo qua un barile goblin. Dovrebbe far fuori tutto praticamente. Perfetto, zac. A posto. E fanno già danni alla torre principale. Bene, bene. Qua.
questo e questo. Ora, se non mi sbaglio, dovrebbe avere Lord, no, Lord in mezzo, sì, dovrebbe averla, se non mi sbaglio. Quindi qua, perfetto. Coso, là, come cavolo si chiama? Il bombarolo. Lanciamo niente, perché adesso lanciamo un drago qua, in modo che tiri giù un po' tutto. Sì, tira giù tutto, più o meno tira giù tutto. No, tira giù tutto, niente, a posto, a posto. Qua adesso muore, vabbè, lasciamolo là, a posto. Ma tutto sto a posto, sono... Allora, vediamo. Io ho più o meno tutte le torri vive, nel senso con tutta la vita. No, lanciamo gli barbari, che sono sempre di più. Ok, comunque muoiono tutti, a parte lo scheletro. Adesso buttiamo il bel principe e delle frecce. Così buttiamo giù sia il... No, peccato. Peccato. Vabbè, un bombarolo là in mezzo all'orda. Boom. E dei cosi, barbari. E anche dei goblin lancieri qua in mezzo. Che palle. Li odio i giganti io. Vai, un altro principe. Ah no, ce n'è solamente uno a posto. Vai, un bel barile goblin là. E siamo... Ok. A posto di dire a posto, dico ok. Dai, 9, 8, 7, 6. Dai, sì, perfetto. All'ultimo. Bene, all'avversario ha lasciato lo scontro. Vabbè, anch'io adesso devo lasciarlo. Mi spiace, amico. Ok, un baule d'oro. Non è male, non è male. Qui non c'è nient'altro. Ok. Facciamo ancora due partite, dai. Sì, va bene. Due. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Un livello 6, va bene. Vediamo un po'. Allora, se noi facciamo goblin, no, appunto. Allora facciamo così e così. E delle frecce. Ah, la gelo questo. Quindi sì, frecce. Non me ne fotte, frecce. Qua dei barbari che fanno tanto casino. Però il moschettiere li tira giù. Quindi vabbè, non importa. Posto. Bel bombarolo qua in difesa. L'ho lanciato troppo in là. Ho sbagliato. Ah no. Va bene così. Qua dei goblin lancieri. Buttatela giù. Buttatela giù. E non la butta giù. Uffa. Qua. Buttatelo giù. C'ha lo grider sto finocchio. No, perché ho lanciato la barile goblin? Ah! Dovete buttarlo giù. Butta giù lo grider. O il domatore, come volete chiamarlo voi. Allora, aspetta. Se noi tipo facciamo così. Lanciamo dei barbari là. In modo che così si distrae il drago. E la torre ha il tempo di buttarli giù. Di buttarlo giù. Facciamo anche dei goblin. Dietro c'è il bombarolo che dovrebbe far casino, appunto. Non la buttano giù, però ha quasi 200 di vita. Quindi adesso ne lanciamo un bel principe. Ho visto che non ha l'orda di scheletri, quindi va tanto di bombarolo. Quindi adesso dovrei buttarla giù in un colpo, appunto. Lanciamo, ho sbagliato, ho failato il coso, no, il barile. Quindi lo lanciamo lo stesso. Che gli fa un po' di danno e anche tanto. E basta lo grider. Porca vacca, lo grider di merda. C'è anche la gelo sto finocchio. Dai, butta giù lo grider. Porca vacca. Aia, ops, chemo. Dai, mo, finocchio. Toh, butta giù quelli tutti in un colpo. No, tranne il coso, vabbè, fotte. Vai, lo scheletrone dovrebbe adesso fare bordello. Basta lo grider. Mi hai rotto le palle. Ma anche se al treno non è... Sto qua viene dall'arena 4 perché c'ha lo grider e tutto. Ah!
Bene, comunque andiamo in pareggio, nel senso che dobbiamo finire la partita. Il primo che vince, vince tutto. Dai, mo, dai, 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 finché sono distratti. Lo tanto appena faccio, eh. Oh, no, che grazie. Ops. Ops. Scusate. E... Ah, suca, suca. Grazie, sto cazzo. Vai, 3 stelle vinte, perfetto. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel commento qui sotto. Lasciate anche un bel pollicione in su se volete. Soprattutto iscrivetevi al mio canale. Mi scuso per l'inattività che si vede nel mio canale. Mi scuso tantissimo. Niente, qui da The Cosgamer è tutto. E noi ci vediamo a un prossimo video. Bella, ragazzi.